Dopo aver definito lo spazio del reale che si vuole inquadrare, il punto e l'angolazione di ripresa, dobbiamo cercare di realizzare delle inquadrature bilanciate, seguendo alcune semplici indicazioni. L'inquadratura deve essere pensata per mettere in rilievo il soggetto principale. L'occhio deve immediatamente percepire che cosa vogliamo far vedere. Una composizione confusa in cui sono presenti molti elementi rende più difficile l'individuazione del soggetto principale. Dovete cercare di semplificare. Non necessariamente il soggetto deve essere presente al centro dell'inquadratura. Potete creare un'immagine con il soggetto decentrato. Esiste una regola, chiamata dei terzi, in cui si suddivide l'immagine in 9 parti. Il soggetto principale dovrebbe stare sulle linee di forza verticali e, più precisamente, nei punti focali, così come l'orizzonte dovrebbe coincidere con una delle 2 linee orizzontali. Rispettando questa regola, si dovrebbe avere una composizione dell'immagine armonica. Quando inquadrate una persona, occorre lasciare uno spazio attorno che permetta di non sentirlo schiacciato o tagliato. Guardate queste immagini. All'inizio c'è troppo spazio sulla testa. Si dice troppa aria in testa. Ma ora si ha la sensazione che la ragazza sia quasi schiacciata. Ecco, ora va bene. Quando si segue in panoramica un movimento, è bene lasciare più spazio nella direzione in cui procede il soggetto. E poi, il suggerimento finale è di guardare i film per imparare.